un nuovo spazio polivalente, polifunzionale, aperto alla città. Ci trasferiremo qui, inizieremo le attività e completeremo il lavoro di recupero per far diventare qui una grande opportunità per parlare e discutere di ambiente, di sostenibilità, di educazione ambientale, di documentazione per raccontare la memoria, la storia del movimento ambientalista in Sicilia. Tutto questo a servizio della città, realizzato con fondi non pubblici, ma con tanti sostenitori piccoli e grandi che hanno contribuito a questo sforzo di Legambiente. Lo vogliamo dire con grande orgoglio, come un gesto d'amore, perché ci abbiamo messo tanta passione e tanto lavoro per realizzare questo obiettivo. È un risultato straordinario, anche perché recuperare un'area di Palermo, contribuire a riqualificare un'area abbandonata sostanzialmente, è veramente un motivo di orgoglio. Tra l'altro qui dentro ci metteremo delle attività culturali, delle attività per i bambini, ci sarà vita, insomma è veramente quello che noi raccontiamo sempre, cioè questa città e il territorio italiano devono essere riqualificati. Qua abbiamo dimostrato che non solo è possibile, ma lo facciamo anche con materiali che permettono in queste strutture non aver bisogno del riscaldamento o del raffrescamento fatto con le fonti fossili, cioè davvero chiudiamo il cerchio degli nostri obiettivi e siamo orgogliosi di aver contribuito a rendere Palermo più bella. Sì, Bellezza Italia nasce con l'idea di riportare a vita spazi potenzialmente belli, ambientalmente, architettonicamente belli, ma scarsamente socialmente e culturalmente vissuti. Per cui per riportare di fatto a nuova vita quello che in qualche modo l'uomo aveva depauperato. L'abbiamo chiamato Bellezza Italia perché l'idea è quella di un percorso lungo il nostro paese, così stiamo facendo. In questi anni abbiamo sostenuto progetti in ogni luogo d'Italia, dove però ci fosse un elemento fondamentale, la capacità di chi restava di tenere vivo quello spazio, quel luogo e di renderlo ancora più bello.